Adolfo Gori. Buonasera Adolfo, benvenuto. Grazie mille, buonasera a voi. Buonasera, noi non sentiamo il ritorno in studio e quindi possiamo avere dei problemi. Io Chiedo. sento molto bassa la voce. Perfetto, adesso mi sente un po' meglio Adolfo? No, non molto Non meglio. molto. Adesso allora chiediamo alla regia se Ecco, può. ora sì, ora sì. Ecco, benissimo. Allora, re-welcome, visto che noi sappiamo che lei ha avuto trascorsi negli States, welcome nella nostra trasmissione, Adolfo. Benvenuto, è un onore. L'onore è mio, un piacere veramente grande. Guarda, lei abita ancora a Viareggio? Sì. Praticamente le radici sono sempre state lì. Sì, sono nato qua io. E poi lei è stata, prima di andare alla Juve, è stato un grande eroe di una squadra troppo simpatica qual è stata la SPAL. È vero. Di quel suo calcio ovviamente non è rimasto più niente, guardando per esempio la finale di Coppa dei Campioni, sicuramente le sarà venuto in mente di quanti anni luce sono trascorsi da quel suo scudetto con Heriberto Herrera rispetto a quest'epoca, oppure no? No, si vede la differenza, c'è ed è molto evidente dal nostro calcio a quello di adesso. Ora sono molto più veloci e dico anche molto più tecnici di quello che eravamo noi. Molto più tecnici. Quindi Sì. lei dice che i vari Eusebio, i vari Best in quest'epoca sarebbero stati meno eroi No, io tecnicamente. dico di no, dico che sarebbero stati dei grandi giocatori lo stesso, ma quelli che gli giravano intorno non erano che fossero molto forti, erano loro che erano forti. Quindi Ecco. per me sarebbero ancora dei grandi giocatori, perché io ho giocato con Sivori, ma credo bene che Sivori potrebbe ancora giocare tranquillamente qui, con un po' di buona volontà, perché Da Sivori fermo anche comunque, ecco, con un po' da di buona volontà. C'è giocare. un giocatore impredicato, almeno è uno dei sogni dei tifosi juventini, si chiama Sanchez, impredicato di venire alla Juve, che assomiglia un po' a Suarez, pardon, scusate, l'altro sogno è anche Sanchez. Certo. Poi semmai dopo ne parliamo un E attimo, c'è poi una ne bella parliamo. storiella su Sanchez, Assolutamente c'ho sì. da C'è questo raccontare. giocatore del Liverpool, Suarez, che potrebbe arrivare alla Juve e si parla di lui, però spesso e volentieri, a parte per la sua capacità realizzativa, per queste intemperanze. Lei che ha convissuto con un Sivori nello spogliatoio, creava anche comunque, cementava anche lo spogliatoio avere un Sivori? No, Sivori era un bravissimo ragazzo all'interno dei spogliatoi ed era un tifoso juventino. Lui amava la Juventus, e quindi non era sempre allegro e non fomentava niente negli Forse anche attirava su di sé tutte le luci della ribalta e quindi era anche, tra virgolette, comodo da un spogliatoi. punto di vista mediatico. Certo, però vede, io non ho giocato con Sivori quando Sivori era al 50%. Come Sì, calciatore, perché sì. ormai era già sullo scivolo, come diciamo noi a Viareggio. Ma mi sarebbe piaciuto vederlo quando era veramente Sivori. Forse in quell'epoca si comportava male in spogliatoi, però per quello che mi riguarda e quello che ho visto, Sivori era un amicone per tutti. Eppure la sua Juve ha tanto in comune con le squadre attuali perché fu il primo vagito di un calcio totale impiantato proprio da un allenatore che si fece un po' odiare da voi atleti, no? Perché praticamente rispetto alle tabelle degli scienziati del calcio di allora, Heriberto Herrera, vi faceva veramente sudare di più, vi faceva stare di più nel campo di allenamento. Con l'edizione di Roberto Herrera noi faticavamo molto nella preparazione. Quando si tornava dalle vacanze si faceva quel mese che ci faceva veramente soffrire. Però dopo era mantenere quello che avevamo fatto prima. E ci faceva, non è che ci faceva morire perché non si poteva parlare, lui era veramente un sergente di Non ferro. si poteva parlare mentre Non, c'erano le corsette, mentre c'erano. eh sì, bisognava, anche negli spogliatoi bisognava sempre essere concentrati su qualsiasi cosa che si faceva, anche negli spogliatoi. Un inferno. Ecco, Ecco, qua vediamo invece veramente sì. Elenio Questo Herrera, è l'altro l'allenatore, omonimo. l'altro HH del calcio Sì, italiano. però avevamo pochissimi incidenti, pochissimi infortuni, perché la sua preparazione era veramente eccezionale. Ecco, io se fossi stato presidente a quell'epoca avrei chiesto a Heriberto Herrera di fare solo il preparatore
il contatto con i giocatori li aveva tolto. Ecco, perché invece magari lì, in quel senso lì, danneggiava magari anche un istinto istrionico e ludico che ci deve essere all'interno di una squadra quando si gioca al pallone. Certo. Ecco, lì è un po' ha penalizzato. Allora. Finiva l'armonia fra tutti, perché era tutto una discussione. Poi le multe, era una multa continua. Multa continua? Oh, io ero il cassiere. Lei era il cassiere? Ma che meraviglia che ci racconta! Ero il cassiere, perché venivano fatti con le multe regali al compleanno della moglie, al compleanno dei bambini, al Natale, sia alla moglie che ai bambini che a noi stessi, con le multe, ma si maneggiavano tanti soldi, mi creda. Abbiamo regalato anche dei Rolex, quindi puoi immaginare. Pensa, era un'altra epoca in cui i Rolex venivano pagati dai giocatori. Sì, esatto. Siamo veramente anni luce rispetto ai Rolex di quest'epoca. Ma un esempio di multa, perché lei aveva preso, oppure un suo compagno aveva preso una multa, qual era? L'aver parlato, non essersi allenato? No, magari un dissito tra due giocatori in fase di allenamento, o una telefonata, che lui faceva le telefonate a casa, aia, dopo le 10:30, e chi non era a casa era una multa. Hai capito? Erano tutte cose così. Partivamo da 50.000 e finiva a 250.000. No, c'eri. Io ho preso 250.000. Mi dicono in studio che ai tempi non ci fosse ancora il trasferimento di chiamata. Quindi, se non eri a casa, non eri a casa. Non potevi bleffare. C'era quell'epoca, non c'era. Sì, io ho preso 250.000 lire di multa, perché siamo andati al night. Al night fino alle 11 la sera. Ma che giorno siete andati? Grande al night? Mercoledì. Mercoledì si può ancora, forse fino ancora alle 11, adesso. Ma all'epoca là no. Cioè, voi siete andati al night fino alle 11? Sì, fino alle 11:15, ma era solo per prendere il caffè, perché venivamo da una cena. Ma sai che mi fa venire una tenerezza? No, ma scusa.